Noi ti adoriamo, oh Gesù, povero ed umile, tu sconfiggi tutte le ricchezze di questo mondo, dove i cuori degli uomini si sono infossati e si sono resi incapaci di desiderare ed elevarsi ai beni eterni. Signore Gesù, umile e povero, fa che noi siamo distaccati dai beni della terra, eppure usandoci di tutti i beni della terra, guardiamo ai beni celesti e facciamo parte dei beni terreni a tutti i nostri fratelli per liberarli dalla loro schiavitù, la schiavitù dei bisogni. Benedicici, oh Signore, in questo momento. Benedici tutto questo popolo, povero, umile, ma che ha l'unica grande ricchezza in te, e fa che assapori questo popolo le grandezze, le bellezze, i tesori dello Spirito. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre, sia lodato. Signore, siamo pellegrini in questo mondo, siamo in viaggio verso l'eternità. Sei tu che ci accompagni, sei tu che ci guidi. Signore, fa che veniamo dietro a te, perché questo mondo finisce, ma non finirà per noi la vita, perché tu ci conduci verso l'eternità, dove siederemo con te, beati, nell'altra dimensione celeste. Ma finché siamo in questo mondo, Signore, fa che ci comportiamo degnamente, fa che viviamo come tu ci hai indicato, guardando a te e amandoci tra di noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre, sia lodato. E usciti dalla sinagoga, è venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita
davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Signore, tu guarivi le moltitudini di sera, dopo il calar del sole. Allora gli abitanti venivano dalle campagne, oppure sera di sabato uscivano dopo aver frequentato la sinagoga, uscivano nelle piazze e dovunque tu eri ti portavano gli ammalati, gli afflitti, i tormentati da spiriti maligni e tu accoglievi tutti, imponevi le mani uno per uno su tutti, oppure con la tua parola quando erano proprio morti. Li guarivi. Oh Gesù, questa sera siamo qui. Siamo qui ai tuoi piedi, come nei giorni della Palestina, nei giorni del tuo pellegrinaggio terreno. Siamo qui attorno a te e siamo un po' tutti malati. Un po' tutti tormentati da spiriti cattivi che circondano le nostre case, che sono nell'aria, che entrano nelle nostre relazioni umane, che entrano là dove c'è disordine, peccato, inganno, malvagità. Signore Gesù, vieni, vieni a liberarci dagli spiriti cattivi. E non permettere a loro di parlare, di urlare, ma così che se ne vadano lontano, ci lasciano in pace. E liberaci da tutte le malattie. Imponi tu le mani su ciascuno di noi. Soffia lo Spirito Santo dentro di noi. E liberaci da tutti i mali che ci tormentano, o nell'anima, nel corpo. Sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre, sia lodato. Mormoriamo a Lui, cantiamo a Lui come meglio possiamo. Il Signore è qui in mezzo a noi, Egli ascolta il mormorio che esce dal profondo, ascolta la nostra voce. Da Luca 22-28. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie pene e nelle mie prove. E io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel regno dei cieli e siederete così in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Signore, tu ci dici che noi siamo quelli che abbiamo perseverato con te nelle prove della vita. Signore, le prove della vita sono il segno che siamo tuoi. Tante volte noi abbiamo una mentalità distorta e crediamo che le prove sono castighi tuoi perché noi siamo cattivi. Tu non sei un giudice che castighi, ma tu sei un padre che dai le medicine perché noi guariamo e le prove della vita e anche la malattia sono medicine tue, anche le batoste che tu ci dai sono correttive per noi perché noi raddrizziamo i nostri passi.
Siamo così noi gli artefici della nostra salvezza insieme con te, per la tua grazia, collaborando con te, tu ci salvi. Signore Gesù, noi ti chiediamo questa sera di comprendere il perché delle prove, e che le quali prove non sono segno che tu sei adirato con noi, ma che tu sei pietoso con noi e ci dai modo di associarci alla redenzione di Cristo, che è morto per la nostra salvezza e che continua ancora a patire nel suo corpo che siamo noi. Oh Signore, che noi comprendiamo questo mistero, il mistero della croce, che continua in noi, si attua in noi. E perseveriamo ad amarti, a seguirti, ad essere fedeli a te in tutte le prove che tu ci mandi, perché è attraverso le prove che noi ci purifichiamo, che noi diventiamo corredentori con te e tutto il mondo, che noi perseverando con te arriviamo all'eterna felicità. Signore, ti chiediamo di avere l'intelligenza delle prove che tu ci mandi, l'intelligenza della sofferenza, fa che noi comprendiamo il valore enorme della sofferenza e fa che accettiamo tutte le sofferenze per la salvezza nostra e la salvezza dei nostri fratelli. Lode e gloria a te, Signore. Ancora il Signore ci ricorda attraverso indicazioni che vengono dalla sala, le guarigioni che egli compiva qui in 14 di Matteo. Compiuta la traversata, approdarono a Genezaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione e gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello. E quanti lo toccavano guarivano. Signore, l'orlo del tuo mantello era il mantello dell'intercessione. Tu lo portavi, Signore, perché eri il grande intercessore. Era il mantello che indossavano i pii israeliti quando pregavano. Tu portavi, o intercessore, di tutti gli uomini il mantello, e tutti cercavano di toccare l'orlo del mantello, perché in quel mantello era il tramite della guarigione. Pensavano che toccando anche l'orlo del mantello si trasmetteva da te la guarigione. E proprio così, tutti quelli che toccavano l'orlo del mantello guarivano. Signore, l'orlo del mantello, questa sera vogliamo toccarlo anche noi. Passa, uomo di Galilea, passa in mezzo a noi e fa che noi ti tocchiamo, ma ti tocchiamo con fede, perché la tua potenza scende attraverso la nostra fede in noi e ci guarisca da tutte le infermità. Signore, questa sera vogliamo toccarti tutti. Vogliamo toccare l'orlo del tuo mantello. Vogliamo essere ardimentosi come l'emorroissa che si fece largo in mezzo alla folla per toccare l'orlo del tuo mantello e fu guarita. Signore, noi ti passiamo vicino. Passiamo accanto, ma forse non siamo capaci di toccare con la fede l'orlo del tuo mantello. Da questa sera la grazia a tutti di toccare l'orlo del tuo mantello e certamente noi saremo guariti. Lode e gloria a te, Signore. Sì, uomo di Galilea, che passi, permetti di toccarti, permetti
Permettimi di toccarti, oh Gesù, dammi grazia di toccare il tuo mantello ed io sarò guarito. Signore, dammi grazia di toccarti ed io sicuramente guarirò. Oh Signore, dammi la fede dell'emorroissa, dammi la fede di tutti quelli che la sera si accipiavano attorno a te e cercavano di toccarti. Dammi questa fede, Signore, e sicuramente la forza arcana che esce da te mi guarirà. Lode e gloria a te, Signore. Si abbi pietà di noi, oh Signore. Ecco i sofferenti gridano a te. Giunga a te il nostro gemito, il gemito di coloro che non hanno a chi farsi corso, il gemito di coloro che sono delusi dagli uomini, dai medici, dalle medicine, dalle cure, il gemito di coloro che non hanno più nessuna speranza, il gemito di coloro che aspettano, aspettano che venga la grazia dal cielo. Signore Gesù, guardaci con occhio d'amore, guarda i tuoi miseri, i tuoi poveri, guarda i tuoi ammalati, sono tuoi, Signore, non appartengono a questo mondo, perché il mondo li rifiuta, il mondo li emargina, ma sono tuoi i poveri di salute, i poveri che guardano a colui che solo può venire al loro incontro. Gesù, tu sei disceso per noi poveri di salute, per noi miserabili che camminiamo in questo mondo, per noi che non abbiamo nulla, che non possiamo nulla, ma che abbiamo tanta speranza in te. Tanta fede in te, Gesù, 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 i tuoi poveri gridano a te, i tuoi ammalati gridano a te, i tuoi emarginati gridano a te. Tu sei il Dio dei poveri, degli orfani, delle vedove, tu sei il Dio degli ammalati, dei peccatori e delle peccatrici. Tu sei, non sei il Dio dei ricchi, il Dio degli opulenti, il Dio degli scienziati, il Dio dei grandi di questo mondo. Sia il Dio degli umili, il Dio dei poveri, il Dio degli affamati, degli assetati, il Dio degli perseguitati, il Dio degli afflitti. E a questi tu dici: beati, beati voi poveri, beati voi afflitti, beati voi perseguitati, perché di voi è il regno dei cieli. Ecco, fratelli e sorelle, abbiamo così implorato la misericordia di Dio su di noi, lo sguardo di Gesù su di noi. Adesso, se c'è qualcuno che voglia benedire il Signore, perché è stato guardato da Lui, è stato toccato da Lui, è stato gratificato da Lui, ecco, lo faccia volentieri, perché anche noi ci associamo alla lode. In ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascolto negli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ecco, lodiamo il Signore per questo. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Sì, Signore, tu hai mandato l'angelo consolatore qui a tante persone e l'angelo anche con un'ampolla di olio per lenire le piaghe interne di tante persone. Ti ringraziamo, Signore, perché il tuo angelo si è accampato qui, l'angelo consolatore e l'angelo guaritore. Grazie, Signore Gesù. L'azione che abbiamo cercato, a te abbiamo gridato nella prova che è la tua correzione. Grazie, Signore. E adesso presentiamo al Signore i nostri fratelli infermi che da lontano si raccomandano a questa comunità. Accompagniamo la lettura con la nostra preghiera di intercessione.
Signore, tu stai guarendo il cuore in questo momento di una persona dispera di se stesso, ma il Signore lo tocca e questa guarigione segna un punto importante nella sua vita. Signore, ti ringraziamo per questa guarigione di quest'uomo che viene toccato nel cuore spirituale, nel cuore fisico. Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore. Il Signore tocca il retto di una persona. Il Signore risana e avvia guarigione. Grazie, Signore Gesù. Signore, ti benediciamo per tutte quelle altre piccole guarigioni sintomatiche che questa sera sono molte. E per quelle guarigioni interiori che tu stai suscitando nei nostri cuori. Grazie, Signore Gesù. E adesso, Gesù, noi ti porteremo in processione. Guarisci i nostri occhi doloranti, le nostre orecchie, la nostra gola. Guarisci il nostro petto, il nostro fianco. Guarisci l'epas, cioè. Guarisci il fegato di una persona che in questo momento soffre. Guarisci, Signore, tutto l'apparato pancreatico e cistifellico. Ti ringraziamo, Signore, e ti chiediamo perché la tua mano si posi su queste persone e le avvia a guarigione sicura e perfetta. Lode e gloria a te, Signore. E adesso portiamo Gesù in processione, gridando ancora una volta a Lui. Tanto ci alziamo e cantiamo. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.